Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, il mondiale è nel vivo, si entra finalmente a giocare agli ottavi, è finita tutta la fase a gironi e noi siamo qui ad analizzare questi ottavi di finale con Salvo. Ben ritrovati ragazzi. Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo un po' di tempo. Esatto. E tante sorprese in questi gironi. Assolutamente, è stato un mondiale molto molto strano, nessuna big è spiccata, lo possiamo dire. E poi c'è stata l'eliminazione clamorosa della Germania, ovviamente, che molto, è molto particolare. Incredibile davvero. Con la Svezia che appunto, cioè, noi possiamo dire che l'Italia ha perso contro la prima del girone della Germania, quindi è una magra consolazione. La Svezia ha messo in fila Messico, Germania e Corea. Esattamente. Niente male, senza Ibra. Incredibile, incredibile. Andiamo subito quindi ad occuparci degli ottavi di finale. Il primo si gioca il 30 giugno alle ore 16, Francia-Argentina, probabilmente il miglior, diciamo, sulla carta. Ottavo di finale. Quindi Claudio ti chiedo, Messi, Griezmann, Mbappé, Di Maria, nomi incredibili. Chi vedi favorito? Ah, vedo favorito la Francia perché l'Argentina ha faticato per arrivare a questo ottavo di finale, ci è arrivato con un soffio, sì. Non è una squadra che gioca un bellissimo calcio, ecco, quindi fatica tanto. La Francia invece anche non gioca un bellissimo calcio, però la vedo con una squadra più compatta. Sì. Sicuramente sono tutti, per chi li ha presi ovviamente, al fantacalcio, anche al fantamondiale, sono tutti giocatori da schierare perché comunque sarà un ottavo importante in cui i big si esalteranno. Quindi, ma vedo favorita la Francia. Quindi salvo più Griezmann di Messi. Più Griezmann, perché Griezmann deve ancora entrare nel vivo di questo mondiale. Questa può essere l'occasione giusta. Anche Mbappé, sì. Mentre i big, diciamo tra virgolette, dell'Argentina in difesa è meglio evitarli, sì. Perché sì. Da Otamendi a Rovo, insomma, sono anche il portiere, insomma, sono giocatori che faticheranno contro l'attacco ottimo della Francia. Per carità, anche l'attacco dell'Argentina è ottimo, ovviamente, ma la difesa francese è più solida, da Varane, è uno che si può azzardare anche per un buon voto. Sì. Andiamo invece alle ore 20, si giocherà Uruguay-Portogallo, anche qui salvo c'è una specie di mini classico, cioè Suarez del Barcellona contro Ronaldo del Real Madrid. Anche qui secondo te, ovviamente credo sia da schierare Ronaldo, non te lo chiedo, ma chi vedi favorito? Cioè il Portogallo passerà sicuro? Questa è una partita molto equa, forse la più equa di tutti gli ottavi secondo me, sono due squadre molto, molto ben collaudate. Sì. Non so dirsi una favorita, forse, cioè, ovviamente Ronaldo è quello da schierare sicuramente nel Portogallo, Cavani, Suarez, l'attacco dell'Uruguay si mette, idem Godin in difesa, tra le due forse è meglio l'Uruguay per la maggiore qualità in attacco, sì. Il Portogallo dipende da Ronaldo, esatto. Dipende tutto molto, da Ronaldo, molto, dipende Ronaldo molto. Ha avuto anche l'ultima giornata quel momento un po' di esatto, e ne stava risentendo, esatto. contro chi era, non... con Lira. Con Lira, esatto. Esatto, quindi vedo meglio l'Uruguay in questa sfida. Allora, Ronaldo viene anche dal rigore sbagliato, attenzione. Però magari sì. si può ovviamente rifare. Uno come Ronaldo, esatto. Da un momento all'altro. Esatto. Pure. Andiamo all'altro ottavo di finale alle ore 16 del 1 luglio 2018, Spagna-Russia. Claudio, il tiki-taka spagnolo? Oppure può prevalere, diciamo, quella voglia russa di stupire in casa? Ma la Russia secondo me non è così spacciata, magari appunto è spinta da questo entusiasmo. Ce la può anche fare, veramente deve fare un'impresa. È molto difficile. Sì. È molto difficile, ce la può anche fare, però... inutile dire che la favorita è la Spagna, certo, il suo tiki-taka, quindi a partire dall'attaccante, Diego Costa, sono tutti ovviamente giocatori più offensivi, soprattutto Iniesta, ovviamente credo siano tutti da mettere. Sì, è la difesa anche, certamente. Della Russia invece non consiglieresti nessuno? Magari la Russia dopo la batosta che ha preso l'ultima giornata con l'Uruguay, magari ha finito un po' l'incantesimo. Può essere. La Spagna molto più che favorita, secondo me. Certo, vabbè, sulla carta non c'è, in teoria non c'è partita. Andiamo all'altro ottavo, sempre dell'1 luglio, alle 20, Croazia-Danimarca. E partiamo con una statistica, cioè Christian Eriksen, che è il giocatore che ha percorso più chilometri in questa fase a gironi. E quindi ti chiedo, basterà lui, la sua dinamicità e la sua anche qualità per abbattere questa grande potenza che è la Croazia? Questa grande potenza che è la Croazia, appunto. Sono tutti giocatori molto, molto fisici, molto tecnici, quindi sì. dalla difesa fino all'attacco. Sono veramente una squadra ottima. La Danimarca punta tutto su Christian Eriksen, è lui l'unico da schierare, secondo me, perché per il resto faticherà, perché la Croazia è forte in tutti i reparti. Sì. Idem, soprattutto sulla tre quarti, Perisic, Modric. Centrocampo fantastico. Giocatori veramente di livello mondiale, veramente. Sì. Penso che la Croazia, se dovesse vincere, può essere veramente una delle favorite. La sorpresa, anche per la vittoria finale. Se la vittoria finale è mondiale. Potrebbe essere. Un'altra, ovviamente, di quelle che devono, ovviamente, candidate a vincere, ovviamente, il Brasile, che affronterà il Messico. Il 2 luglio alle ore 16.
Anche qui due statistiche opposte. Cioè Neymar è quello con più tentativi verso la porta avversaria, mentre Ochoa è quello è il portiere con più parate. E Neymar è anche quello che ha preso più falli in assoluto. Esattamente. Ma Neymar diciamo che sta faticando in questo mondiale rispetto a quello del precedente. Mentre grande rivelazione il portiere del Messico che veramente... Che anche al mondiale scorso però aveva stupito. Sì, quindi per chi magari fa il modificatore si può anche schierare. Certo, poi magari rischia, perché il Brasile secondo ovviamente me... Ovviamente può subire gol. Cioè sì, potrebbe sovrastare il Messico. Certo. Invece secondo te da schierare Vela? Vela, no, più Hernandez. Mm-hmm. Più preferisco Hernandez nel Messico. Mentre nel Brasile io punto tanto sul Brasile in questa partita. Secondo me può passare il turno. Va bene tutto l'attacco. Neymar è uno quello che... Deve farsi vedere in questa partita. Da qui in poi. Per confermare invece Thiago Silva dopo il gol? Sì, assolutamente. Thiago Silva da confermare, Marcelo. Occhio a Marcelo che è uscito contro l'ultima partita, quindi non so se riuscirà a recuperare. Cioè, ci sarebbe Filipe Luís. Esatto, quindi in caso se li avete presi in coppia. Ovviamente Casemiro, un giocatore fantastico. Sta dimostrando in queste partite che... Coutinho. Poi per Coutinho. E per l'attacco forse è meglio Firmino di Gabriel Jesus. Magari anche da subentrante. Sì, perché quando subentra Firmino fa sempre meglio di Jesus. Bene, andiamo invece alle ore 20, sempre il 2 luglio, con Belgio-Giappone. Il Belgio, anche qui statistica, è la squadra più prolifica dei gironi, ha segnato ben 9 gol. Quindi ti chiedo, Claudio, può passare facilmente il turno contro questo Giappone? Ma è un attacco devastante, Mertens, Lukaku, sono tutti giocatori di grande qualità, Hazard, infatti. Mentre il Giappone è un po' questa rivelazione. Diciamo che è passato soltanto da questo nuovo regolamento dei cartellini. Prendo in prestito la battuta di un nostro amico che ha detto: il Giappone è passato perché aveva meno gialli, quindi fate voi, non so. Ringraziamo Marco Sirchia, per questa bella battuta, devo dire. E quindi non so, Salvo, Courtois magari può portare il più uno, l'imbattibilità. Sì, il Belgio parte sicuramente favorito. Può anche prendere l'imbattibilità perché il Giappone ha fatto tanto, mi piace come gioca il Giappone, però male. Una volta arrivato in porta si perde un po', quindi con la difesa solida che è il Belgio, da Vertonghen, Alderweireld, sono giocatori che in questa partita fanno proprio valere la fisicità, De Bruyne in mezzo al campo, quindi nel Giappone forse azzarderei solo Honda, se subentra è uno che ha quello sempre diciamo qualità, con più qualità, ma per il resto eviterei. Certo, quindi il blocco belgio ovviamente. Anche se c'è un giocatore molto forte che è Sakai, terzino destro, questo è uno che spinge tanto, quindi per il voto si può mettere. Certo, questo assolutamente sì. Andiamo agli ultimi due, ottavi di finale. Uno che riguarda Svezia e Svizzera, che può essere ovviamente un ottavo un po' insolito, un po' più molto noioso, insolito. Si potrebbe dire. Però, Salvo, può venire fuori secondo te un match piacevole? Non lo so, magari non essendo due top possono, si equivalgono, esatto, possono dar vita ad un match abbastanza... Sì, può darsi. La Svezia ha stupito tutti in questo girone. La Svizzera si è qualificata davanti alla Serbia, quindi ha fatto un buon girone anche lei. È una gara, non so dirti un favorito. Se la giocano entrambe, può anche finire supplementari, secondo me. Potrebbe essere. È una gara da supplementari. Anzi, dirò più difensiva che offensiva, perché la Svezia comunque Granqvist, che è un buon difensore, anche due gol sul rigore. L'abbiamo consigliato. Ma chi è rigore? Perfetto. Come li tira? Infatti l'abbiamo consigliato. Granqvist è rigorista, quasi fallibile. Assolutamente. E la Svizzera è anche forte in difesa pure. Sì, quindi più le difese degli attacchi. Esatto. Cioè, in attacco si potrebbe Shaqiri a quello... Sì, nella Svezia però nessuno. La Svezia è più difficile trovare qualcuno. Perché segnano più i difensori. Praticamente, stavo per dire questo. Andiamo all'ultimo ottavo di finale, ovvero Colombia-Inghilterra. Qui ovviamente giocherà il capocannoniere attuale dei mondiali, ovvero Harry Kane. Veramente. Claudio, può trascinare gli inglesi ai quarti? Ma l'Inghilterra rispetto alle competizioni precedenti la vedo un po' meglio quest'anno. Mi sembra più squadra. Sì. Però con la Colombia faticherà tanto, perché anche la Colombia ha i suoi interpreti in attacco, Falcao, Cuadrado, tutti giocatori molto pericolosi. Ma Harry Kane, dato che sta stupendo, potrebbe chiudere da capocannoniere. Potrebbe assolutamente essere. Occhio a James Rodriguez, che è uscito contro il Senegal. Aveva un po' scuro in volto, quindi non so, magari... qualcosa per dirci che non potrà concludere questo mondiale, probabilmente sarebbe una grave perdita. Esatto, questa è un po' una gara del 9 per l'Inghilterra. Se è una grande, questa, sì, questa deve dimostrare, la deve vincere. Quindi ci sono anche giocatori in Inghilterra da schierare, anche Stones viene da una doppietta, quindi magari può fare una bella gara su Falcao. È Lingard, un giocatore che mi piace molto, il talento del Manchester United, proprio per inserimenti. È uno, forse anche meglio di Aldo in questo torneo. Probabilmente sì. Ricordiamo che l'Inghilterra è in quella parte di tabellone in cui, tra virgolette, è la parte più facile. Sì, sì.
mentre il Belgio è andata per la parte finale. Infatti ieri giocavano praticamente per non vincere nessuno. Per arrivare ai secondi. Poi è stata la magia di Januzaj che ha deciso che tutto. Ha portato il Belgio esatto. Al primo posto. Va benissimo, abbiamo analizzato quindi questi ottavi di finale, ci avviamo ovviamente verso la conclusione di questo mondiale, ovviamente mancano poche giornate. Noi siamo qui, ritorneremo ovviamente ad analizzare i quarti, le semifinali e ovviamente poi la finale con un video. E che dirvi? Vi saluto, buon mondiale. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Buoni ottavi. Buoni ottavi. A voi fantallenatori che state facendo il fantamondiale, noi saremo sempre qui. Scriveteci ovviamente su tutti i nostri social, Instagram, Facebook e ovviamente anche YouTube. Vi risponderemo tutti i vostri dubbi, qualsiasi cosa, anche domande di mercato, chiedeteci tutto. Un saluto da Fantaworld.